Beh, la pompa di calore è una tecnologia in grado di trasferire calore da una sorgente più fredda a una sorgente più calda. Nel caso delle pompe di calore geotermiche, la sorgente più fredda è rappresentata dal terreno, dal sottosuolo, e questo calore può essere prelevato o dall'acqua presente nella falda o dalla roccia o diciamo, dal terreno, dalla sabbia, comunque da come è conformato il terreno del sottosuolo. Nel caso dell'acqua, si parla di utilizzo di acqua, si parla di circuito cosiddetto aperto, quindi sostanzialmente viene prelevata dell'acqua da una falda, quest'acqua entra nella pompa di calore, svolge il suo compito di trasferimento da sorgente fredda a sorgente più calda del calore e poi viene restituita senza assolutamente consumarla o in qualche modo inquinarla. Quando si parla invece di circuito chiuso, si intende proprio l'utilizzo del calore della terra e quindi sostanzialmente è una tubazione che viene interrata all'interno appunto della roccia o della sabbia, comunque del sottosuolo, e all'interno di questa tubazione scorre l'acqua che svolge esattamente il ruolo della falda, quindi sostanzialmente entra nella pompa di calore e poi riesce per ritornare a scambiare con il terreno.